Siamo venuti stamattina con Filippo, pensavamo di trovare un po' di mare per fare un po' con la bolognese il bigattino da riva, però come potete vedere alle mie spalle, guardate, il mare è completamente fermo. E quindi abbiamo anche bisogno di un po', sinceramente, un po' di cefale, un po' di esche per andare sera, quindi tenteremo adesso, faremo un po', prepariamo la pastura e vediamo di fare una pescatina ai cefali. Guardiamo un'occhiata alla lenza. Solito galleggiante da 2 grammi, va benissimo, piombato quasi al 100%, guardate, torpil, un pallettone da 1 grammo, altri pallini a completare la lenza, microgirella e il finale corto, veramente un finale molto corto, monoamo, con un amino del 12. Poi, per la faccenda pastura, le solite cose, qua c'è un po' di pane, un po' di avanzi, guardate, mollica di pane, questi panini che devo ammollare, aggiungiamo anche un po' di formaggio, qui, ho già messo, e poi per preparare invece la pastella da usare come innesco, formaggio, questo è un paio di cucchiai di formaggio. Aggiungiamo della farina, la facciamo adesso, mescoliamo bene bene il tutto e iniziamo ad aggiungere un po' d'acqua per volta. Ecco, la stiamo preparando adesso, guardate, adesso per esigenza di ripresa. Magari mi fermo, però devo questa qua, la pastella che dobbiamo usare. Semplicemente con farina e un po' di formaggio, grana padano grattugiato. Questo useremo sull'innesco. Poi a volte è bene anche cambiare. Quando non ci sono mangiate, possiamo sempre utilizzare la fetta del pane per fare i tramezzini. Questa è bella spessa. Va bagnata, sfilacciata e va benissimo. Cefalotti piccoli. Sta chiuso qua. Bello. Sono comunque sempre cefalotti. Beh, questa taglia la teniamo. Io lo devo mettere nel secchiello, sennò questo mi scappa. Io li posso scusare, no? Non credo che ci vuole il guadino, mo vedo. No, più o meno la stessa pezzatura di prima. Non so pesci da guadino, però comunque sono carini.
Dai, sono divertenti, sono... Beh, dopo ci facciamo la birretta, Filetti, ti sto sempre facendo scomodare. Cefalotto. O forse l'avevo preso di spalle perché fa attrito in acqua. Sì. E si è slamato. Si è slamato e se n'è andato, vabbè. Di nuovo, ma come stamattina dalla coda li prendo. Sì, Che non c'entra niente, due o tre che ne piglio, pesci rubati. Mettiamo un pezzettino. Qua l'importante nella pesca al cefalo, guardate, dobbiamo essere bravi a pasturare. Praticamente dove sta lavorando il nostro innesco, lì dobbiamo tirare la boccia di pastura. Questa cosa è davvero importantissima. Tantissimi di questi, ma proprio tanti. Ci sono quelli che poi ci servirebbero il vivo quando andiamo alle spigole d'inverno. E niente, tra un po' chiudiamo. Come vedete, prima stava qui Filippo nella postazione, ma si è spostato più in là perché c'è molta minutaglia. E niente, stiamo chiudendo. Abbiamo fatto una decina di cefaletti a testa, di quelli che abbiamo tenuto, ma tantissimi di quelli piccoli che abbiamo liberato. E niente, cosa volevo dirvi? Intanto la faccenda dell'esca e degli inneschi. Quindi utilizziamo sempre pane, formaggio, pan grattato, questa cosa qua. Ecco, Filippo adesso in diretta ne sta pigliando uno, eccolo lì. Più nella taglia, questo qua. Come vedete, tutto in diretta. E niente, i pesci non ve li posso manco far vedere perché li abbiamo messi tutti sotto nel secchio dove sta seduto Filippo. E niente, una cosa volevo farvi vedere, l'uso quando veniamo in foce utilizziamo la lenza con il finale corto, guardate l'amo e la piombatura, veramente un po' di più di un palmo e 30 cm di finale, questi sono gli inneschi che abbiamo utilizzato, l'abbiamo fatta qua la pastella con del formaggio e della farina 00. E quindi niente, useremo adesso i cefali per ricavare i filetti per andare in serra, quindi adesso chiudiamo e ce ne andiamo. Quindi un saluto e alla prossima. Ciao!